vorrei capire un attimo cosa sta succedendo alla porta centrale. Mi mandate una telecamera all'ingresso, per piacere? Che succede? Ma che sta succedendo, scusa? Ma cosa fa? Ma non si paga l'ingresso per venire qui in teatro? Scusate, ma l'ingresso è gratuito. Fallo trasso, e poi mi portano una caccia d'arancia. Scusate, potete dire a questo signore che l'ingresso non si paga? L'ingresso non si paga, è gratuito. Scusi, ma cosa stanno? Si stanno dividendo i soldi? Ma non si può fare questa... Scusi, potete chiamarmi signor sicurezza? Ma come, sicurezza è corrotta? Cioè, ma chi dovrei chiamare? Scusate, mi ha corrotto la sicurezza. Mi chiamate qualcuno, lo fate entrare per piacere in studio questo signore? Lo fate entrare in studio? No, venga, venga un attimo, venga un attimo. Venga, venga qui, venga, venga. Tuo padre finalmente l'ha comprata, la macchina 50 profumata, e stasera tutta brilla. Vai la notte! Stacca, stacca, stacca un attimo. Allora, scusate, io chiedo scusa. Sia silenzio. Ma lei sta cercando di corrompermi? C'è un altro pensiero, l'ho detto. E lei, secondo lei, mi corrompe con 40 euro? Dopo 40 euro diventa un'ora, secondo me. Scusate, ti tengo intanto questi soldi. Io chiedo scusa al pubblico, questa è una cosa assolutamente inaudita. Non si paga per entrare qui in teatro, è assolutamente gratuito l'ingresso. Lei non si deve permettere. Ma pezzo peccato, muovo! Lei non si deve permettere. Lei. La sto se senti a no. Perché casomai cosa fa? Cosa fa? No, dicevo che a volte si paga. Ad esempio oggi è giornata in cui si paga 20 euro per entrare. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Ha fatto bene. A chi ha visto, scusi? La smette di minacciare il pubblico con questa pistola? Ma stanno venendo signore, sembra più bella la nostra trasmissione. E secondo lei il caso di presentarsi con la pistola? No, Sara, non l'hai con te. E tu chi sei? Oh, scusa, cioè, sarà mai stato solo Sara. La signora è sposata, la lasci stare. Ma non mi mette una mottola della mano in guardia da bere un terra, senza cato d'acqua. Scusi, ma perché muove la lingua in questo modo? Me lo spiega? Ma non si fuma qui! Ma lo vede che ha la fede al dito? Voglio fare il service con te. Scusi. La smette di fare quelle facce? Insomma, signor Nuccio, poi mi ha fatto il numero. Vengo un attimo, venga un attimo qua, venga. Io le devo insegnare le buone maniere. Quando si corteggia una donna, intanto lei non si deve atteggiare tutto che si è... Non si fuma qui dentro, come glielo devo spiegare? C'è scritto vietato fumare, la deve smettere di fumare, non si fuma! Mizzica, mi deve far arrabbiare! No, dicevo che gli altri non devono fumare, fa male alla salute, lei può fare quello che vuole, ci mancherebbe. Scusi. Cioè facciamo così. Credo che ci sono colleghi. Ma colleghi che? Perché colleghi, scusi? Ma fare sedere. A poi io voglio cominciare a annesciare. No, non stia sedere fuori. A cominciare a biare qualche scopetta e poi ce l'ho. Scusi, colleghi perché? Colleghi, perché io sono scippatore suo. Scippatore? Poi è il mio amico di PN Serramenti. Ma lo conosce lei? Certo, lo conosce. E quindi non sa assolutamente, è una brava persona. Io fai i botti di scasso. No, lei non le deve dire queste cose, non le deve dire. Una cosa, Cristiano. Sì. Ma dai, una mano, se dire. Dipende che tipo di mano devo dare. La oggi io la recuperai. Che cos'è? Un porta CD. Tu hai un commercio. Di?
Ma non ha poco di CD pirata. Ma lei non li può vendere i CD pirata qui? Noi siamo contro la pirata. C'è un CD cavallo, non sa quello so. Di chi è? Il primo bagnetto a nuora di Cristiano De Stefano. Ma no, smetta. Al miglior offerente. Ma non lo vuole nessuno. Ma poi lei come fa? Qua si vede, qua si vede la natura proprio da Caiava Cristiano. Scusi. Ma lei come fa ad avere questo CD? No, mi capitavo prima. Ah, di mano. Ah, ma strano però. Ah, c'è, cioè, magari chi lo do matrimonio, lì. Ma lei come fa ad avere questo? Questo è quello del matrimonio di Cristiano. Ma adesso, mi scusi, tempo fa mi sono spariti queste cose da casa. Quando mi hanno scassato la casa. No, aspettate un attimo. Lei non è che ha a che vedere con quel furto a casa mia. Scassata la casa tia. Mi hanno scassato la casa. E come fu? E chi ne so io, se lo sapessi. Roberto, non sai cosa ci scassava la casa. Perché Roberto, Cristiano? Scusi, io curo che. Roberto tant'anni ha fatto un palo. Ma chi? Roberto, ma lavora alla sicurezza. E la sicurezza è chissà, bravo Paolo. Ma che cosa? Però io non ci facevano fare. No! Ma perché deve fare così con questa lingua? Perché? Sembra un serpente. A io non ci facevano fare un palo. Che gli facevano fare? Un paletto. Un paletto, giustamente. Giustamente. Quindi lei sa qualcosa, ma poi è aromatizzata la fragola sto coso. Ancora da lì. Ma con chi ce l'ha? Ancora sta da lì. La vuole smettere? Ma chi c'è, malancino? Chi c'è? Chi no. C'è preso? No, si sta. Si sta rilassando il signore. Se sei malancino, gli hai il coraggio, gli sa buttare il caso. Ne vediamo un serio. No, non ci vediamo qua noi. Ne vediamo gli anni malati. Ascolti, guardi, ascolti. Noi siamo persone educate. Ma sto pagliaccio che ha questo coso gioca sopra. Che sta facendo? Ma buffonia mia. Ma con chi ce l'ha? Ma buffonia mia questo coso che gioca sopra. Con chi ce l'ha? Ma lo fermo. Ma è impazzito. Ma buffonia mia. Ma che cosa sto facendo? Un noteggio ne con io. Ma scusi. Ma mi sta maltrattando il cameraman. E tu chi sei? Marilyn Monroe. Ah, se ne era maratato, pastore. Cosa ha fatto un assaggio. Ascolti, venga qua, venga. Venga qua, sì, torni indietro, venga. E che muova sta la mano? A te mi pare che ti stanno sentendo un colpo, no? E a te ti finisce sparando. Senta, scusi. Ascolti, la vuole smettere di distruggere la scenografia? Ma qua quando smontate? Vuole venire un attimo che dobbiamo fare una cosa insieme? Andiamo a fare. Perché allora, si comporti bene, io le faccio fare bella figura, però lei mi deve, si deve, il portamento deve essere... Comincia ad atteggiarsi così, guardi me. Cammini così, educato, con classe. No, questo tipo di classe. Senta, tagliala, perché non si fa stasera che casuale? Stasera bisogna ballare, allora alzatevi tutti in piedi. Perché stasiedevi. È arrivato il momento Stasiedevi, andate a fare della vostra spontanea volontà. No, senza minacciare nessuno, è il momento della ricreazione. Guardi che pezzo che ho scelto, guardi. 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 Mamma mia, a che ti pare che sogno un bagliazzo, a che ti pare che diventa a giocare che amici ridi, che se che so canzone, cosa so ste papà? Aspetta un attimo perché mi gira tutto. Dammi schermo futuro. Abbiccia tu canzone buona, non è caso, con te no, sana! Basta, mi
stacca, stacca. A stavo un nubaio per davvero. Gamba non gamba. No, perché sa soffrire, non ce l'avevo pensiero io. Dopo ti devo parlare, Nucci. Sì. Intanto, vieni qua. Intanto dobbiamo presentare una, perché come non ci vedo bene. Ah, presenta, non ti preoccupare. Presentala tu, vai. Fagli una bella presentazione, una. Vai. Una donna straordinaria. Sì. Andorante secondaria da fuori. Sì. Marzano tutti i canni. Bravo. Canta una canzone che a me personalmente mi piace assai. Sì. Ma sei uno dello due. Sì, no, volevo chiedere se c'era un oculista in sala, però. Se no, caga, te levo l'auto e siamo a parte.